Ciao a tutti, allora innanzitutto voglio scusarmi per la cosa che avevo detto nel precedente video, ovvero che, si gioca, cioè, che la prossima partita di Livorno sarebbe stata Anno Nuovo. Scusate, non l'avevo visto come ho già detto. E invece diciamo che l'ultima partita del giorno d'andata, se non erro, perché tanto ormai sono veri risvagli, era questa, cioè c'è stata appunto nel 2014. Insomma, Livorno Pescara, questa lì. Che dire la partita? Io penso. Una delle prestazioni più brutte di Livorno di dove stanno, veramente inguardabile. Inguardabile perché cioè, ha sbagliato di tutto. Si inizia con. Parte vabbè, c'erano state infortuni in Moschera che fra l'altro secondo me ha condizionato, non dio tutta la partita, ma un po' di partita, perché Moschera credo che quest'anno sia l'unico che possa un minimo reggere il centrocampo. Come ho già detto nei precedenti video, il centrocampo è il reparto veramente ora lì più. Dove il Livorno pecca, dove il Livorno soffre di più, dove il Livorno non rende, a meno che il centrocampo tutto sia aggiornato, ecco. E vabbè, partita condizionata a questo Savi, insomma, Livorno che ha sbagliato tutto, credo che il massimo poteva farla, l'ha diciamo fatto, cioè quello che, che si può dire, per quello che ha fatto vedere, il risultato forse è stato anche troppo. Stretto, diciamo, perché comunque il Pescara secondo me meritava no di fare più gol, però un risultato forse un briciolo più ampio e più meritevole, perché il Pescara ha detto ha giocato meglio di noi, anche se con tutto il rispetto per il Pescara tutte le triangolazioni, i movimenti buoni che ha fatto la squadra cioè l'ha fatti perché non li si sono, cioè, sono voluti fatti fa. Non so se avete capito, cioè Livorno ha giocato veramente talmente male che il Pescara pareva a volte, tra virgolette, in Barcellona. Ecco, io ci rido, ma cioè, ci rido, è ironica la cosa, non ci voglio ridere. E dispiace perché, a parte il fatto che in casa, secondo me, Livorno, cioè, a livello di qualità, se prende, se gioca, può vincere contro chiunque. E così non è stato. Io non voglio più di tutte le volte di Gautieri, non so chi di Gautieri posso lì, perché il fatto io no che non speravo, però non pensavo arrivasse a mangiare come usare il panettone insomma del Natale. E insomma, la squadra è veramente allo sbando, cioè passaggi, movimenti, grinta, voglia, mettiamo con la verità, ma aggressività. Io credo che di migliori in campo, cioè di migliori in campo, di qualcuno che dice, vabbè, nonostante tutto ha giocato bene, non ce ne siano. Forse l'unico che si salva è che, anche, nonostante avesse Lugo, penso sia stato Mazzoni, perché Mazzoni è quello che, tra virgolette, ti ha salvato dalla figuretta brutta, dalla prestazione proprio di merda, ecco, dalla figura di merda, perché Mazzoni ti ha levato qualche tiro e qualche occasione buona che Pescara ha fatto. Diciamo che comunque sono contento, perché questa piccola parentesi, sono un po' contento perché Mazzoni sinceramente a me tutti gli anni che so che è il primo portiere non mi dà quella fiducia, cioè nel senso non mi fa sentire veramente sicuro, e invece in queste ultime partite mi sta in maniera positiva sorprendendo, ecco. E niente, dicevo, una prestazione veramente assurda e veramente banale, chiamalo così, perché non voglio essere offensivo, però dovrei essere offensivo, perché tralasciando il gol che, oddio, è venuto fuori in maniera fortunosa, no che Livorno non lo meritasse, però diciamo la punizione di Emerson è andata su per Galabinov, lì bastava anche sfiorarla, rago, diciamo che Livorno credo che non abbia meritato e addirittura ha creato nient'altro di Dio, sì, è stato qualche tiro il primo, soprattutto il primo tempo, perché nel secondo tempo non se ne parla, perché tutte le volte Livorno nel secondo tempo o che vinca o che pareggia o che sia a svantaggio, insomma che stai perdendo, il Livorno nel secondo tempo è una squadra veramente diversa dal primo, e la maggior parte delle volte è diversa nella negativa, ovvero che è una squadra da dire Dio, di brodi messi in campo. E dicevo, a parte qualche tiro di vantaggiato, anche mi sta venendo in mente un po' sulla memoria, che tiri ma nemmeno in porta, addirittura fuori la porta, Livorno comunque non ha creato tanto. E niente, l'osa strana che mi ha dato veramente un po' di cioè, che mi ha dato l'input, diciamo, della prestazione di merda e della squadra che non c'era, perché nel primo tempo, anche se sono arrivato un po' male del
del tempo meglio, ha giocato decisamente meglio del secondo. Non sto dicendo che il primo tempo di Livorno è stato un chicchino di squadra, assolutamente, perché il primo tempo basta vedere come, cioè, basta vedere come è venuto fuori il gol del Pescara, cioè la concentrazione, la lucidità mentale, che cazzo è, non c'è. Infatti, non so se l'avete visto, cioè, per chi ha visto il primo gol, per chi l'ha rivista a casa, per chi pensa fosse un difensore del fantasy, invece è stato vantaggiato dal colpo di testa all'attaccante, che non so, insomma, del Pescara, ve l'ha fatto gol, perlomeno del giocatore, non attaccante, non so chi è, il Pescara ha fatto gol, insomma. Cioè, basta vedere comunque Livorno anche a livello mentale mi ha messo, cioè. Lì non è tanto di all'errore del giocatore, lì proprio secondo me anche la lucidità di tenere d'occhio le osi, di essere sicuro che le fai, no, fai passaggi indietro sì e poi te. Mi spiace l'aveva fatto vantaggiato, perché come sapete mi è vantaggiato comunque, nonostante ultimamente non sia il top, è un giocatore che secondo me fa comodo a Livorno. E insomma, vabbè, questo è il primo tempo, il suo tempo non se ne parla, cioè Lucio Lutiri, se si possa definire tale, che ha fatto Livorno, è stato quel colpo di testa su punizione di Emerson, di Galabinov, che cioè, non è andato tipo uso così, questa velocità, e a parte i Lutiri praticamente in bocca al portiere vantaggiato nella stessa azione, Livorno veramente una cosa assurda. Poi vabbè, sì, allora hanno fatto il primo gol, anche loro diciamo sono errore nostro. Il secondo sul rigore che. Sai, dallo stadio, l'ho visto allo stadio pareva che non c'era uno spalla a spalla, che sia stato proprio il giocatore a buttarsi e l'arbitro un po' brodo a crederci. Guardando un po' l'azione, forse c'erano i rigori. Ora so che se a caso lo guarda questo video, lo dovesse guardare un tifoso di Pescara, c'è rigore c'era. Boh, non lo so, diciamo sì, rivedendo la serie sembrerebbe di sì, però comunque, insomma, quello che voglio dire, è vero che il gol l'ha fatti il Pescara su uno su rigore e uno su una zotta così di vantaggiato, però diciamo che per quello che ha fatto vedere la vittoria è stata secondo me meritata quella del Pescara, quindi gli faccio complimenti, comunque ha giocato bene il Pescara, però secondo me è perché gli si è permesso di fare tutto questa serie. E credo che non sia di altro, no, se che continuerò di dire che Luci bimbi non c'è quest'anno, non c'è assolutamente. Io spero sempre sia un periodo no, ma questo periodo no comunque diciamo, è arrivato a metà anno, cioè non lo so, io spero che questo, insomma, che anno, questo 2015 possa essere buon auspicio, perché per davvero non ci si sorte, eh. Ora quanti siamo in classifica? Siamo sesti, settimi, ottavi, insomma. Sarà terzi con la terza volta. Ci vuole qualche cambiamento, perché così, cioè così fai veramente le figurette, le figure di merda, soprattutto una squadra che in teoria dovrebbe lottare per ritornare, per, magari per le posizioni alte, che sono in Serie A, così veramente sei una squadra da che forse se si gioia sì, è già tanto sta in Serie B, davvero. E quello che si è visto ieri, perché ha visto la partita, cioè io davvero non era, mi sembra una cosa esagerata lì, però cioè, è difficile anche commentarla perché non sai mai cosa dire, cioè potrebbe benissimo dire Livorno ha fatto a fine del video, perché veramente è una cosa inguardabile, passaggi elementari, soprattutto sembra ce l'ho con Luci, non è che ce l'ho con Luci, però devo dire, parlando di Luci ma anche la squadra, però soprattutto lui, passaggi elementari, ma roba di da 2 metri, mi sbagli. Fa cambi. Tipo, sanno se il centro ampio lo va da tipo a sinistra a destra. La dai, c'è il giocatore a 1 metro. Ma lo vedi che se ne da di là lo prendi, l'anticipa il giocatore. Cioè, quella secondo me è anche un po' di, tra virgolette, l'intelligenza del giocatore. Che ora mi ora, per quanto riguarda Luci, ma anche per la scuola, si è sempre scomparsa. Boh, è un bel casino. Speriamo di sortirci, diciamo così. Boh, dalla prossima partita, che se non sbaglio, quindi mi farò un po' il culo, perché non lo guardo, non le vado a guardare le partite dopo, cioè se le sento di bene, se non le vado a guardare, lo so, non sbaglio, però a regola Vesta dovrebbe essere l'ultima del giro di andata, quindi dalla prossima si dovrebbe iniziare con il giro di ritorno, se non sbaglio, si va giù contro il Carpi laggiù. I Carpi, ragazzi, quest'anno fa tra virgolette paura, andiamo bene. Anche perché si gioca ieri il Carpi che te le dà
5 minimo e di po'. C'è da agire un po' sul mercato, soprattutto sul centro, perché te col fatto che si è rotto anche Mosquera, che fra l'altro è sembrato un infortunio piuttosto grave, non so di preciso cosa ci abbia per quel ragazzo, ma si è fatto piuttosto male. Non so se è stagione finita, se è stagione finita poi ci manca. Quello che ho capito se è se, tipo l'è uscito, cioè, si è mosso la rotula, da quello che ho capito. Boh. Insomma, c'è da agire sul mercato e speriamo che Aldo sia cosciente a livello lì che ci serve, che veramente la regia del gioco non ci sa per niente. Mi spiace dirlo, ma Lucci non è in grado, ora come ora non è in grado e niente, via, finisce il commento e finisce lì anche la stagione, diciamo, cosa vuol dire, finisce sì l'anno di Livorno in maniera brutta sia a livello di risultato ma soprattutto anche di prestazioni. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Scusate se, a parte che ce l'ho anche di mio, tu vedi che comunque guardo sempre giù, ma c'ho la luce lì, la faccio di mattina, sono svegliato da un po', c'ho luce, l'occhio tengo tutti piccini così. E niente, appunto, questa è una piccola aggiunta e commento finisce lì. Ci vediamo a regola l'anno nuovo, vi auguro di passare ancora delle buone vacanze e niente, tanti auguri per l'anno che viene. Ciao a tutti, alla prossima.